Hanno avuto inizio questa mattina a PCC Scalo le operazioni esecutive per la restituzione della pista Enrico Mattei al legittimo proprietario, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera, da parte della società che ha gestito la pista negli ultimi anni, la Winfly. La società campana aveva gestito per 3 anni e mezzo la pista, ma una recente ordinanza del Tribunale di Matera, resa lo scorso 19 novembre, ha stabilito che l'audiosuperficie doveva tornare nella piena disponibilità del Consorzio Industriale. Pertanto l'ufficiale giudiziario dell'UNEP di Matera, alla presenza delle parti, ha dato esecuzione all'ordinanza restituendo di fatto l'aviosuperficie al consorzio ASI. È una sconfitta per l'intera regione Basilicata. Sono 2 anni e 2 mesi che la struttura è chiusa e credo che continuerà ancora per molto tempo. Mi augurerei il contrario, ma non sono assolutamente fiducioso che questo possa avvenire. Questa struttura è stata chiusa per 60 anni, poi l'abbiamo riaperta, l'abbiamo autorizzata. Inspiegabilmente siamo stati interrotti con un contratto che durava 3 anni più 3 anni solo al terzo anno. Mi auguro che sia questa volta il momento giusto per porre fine intanto noi ai nostri investimenti e che gli altri si assumano la responsabilità per promuovere seriamente, non a parole come è stato fatto fino ad oggi. Conferma che Winfly non ha più alcun interesse sulla pista, oppure ci potrebbe essere, insomma, la partecipazione a un bando eventuale? L'ho già detto più volte, nessun interesse, ci devono pagare i danni che abbiamo subito, che sono oltre 3 milioni e questo è un giorno importante anche per la mia società, perché da oggi in poi non spenderemo nessuna altra attività, né risorse, né dollari, né euro e né altri tipi di investimenti in questo territorio. Posso solo semplicemente tenere i tempi necessari che ENAC ci autorizza ad andare via, sarà 1 mese, 2 mesi, ma completiamo con il portare in altro aeroporto l'ultimo aereo che è rimasto e quindi finisce anche la custodia, ma è questione di veramente di pochi giorni. Consegniamo la struttura, l'aerostazione, semplicemente solo in attesa di spostare l'aereo. C'è sempre un contenzioso aperto Certo. fra Winfly e il consorzio. Ma guardi, questo contenzioso non è altro che il mancato rispetto delle norme contrattuali previste dal bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto, quindi abbiamo vinto una gara, non abbiamo avuto nessun tipo di favore da nessuno, siamo stati scelti perché avevamo fatto la migliore offerta sia economica che di sviluppo industriale, questo poi non è stato mantenuto da parte del consorzio perché ci hanno durato i 3 anni più 3 anni. Hanno fatto una proroga di solo 6 mesi perché avevano già promesso, come oggi la televisione, i giornali, tutti ne hanno parlato, di un bando che sarebbe uscito prima della scadenza del 17 giugno, dicembre 2017, cosa che non è avvenuta. Siamo al 2020, sono passati 3 anni e certamente non so tutti i vari proclami che oggi con una nuova compagine, con una nuova amministrazione regionale, con un nuovo amministratore del consorzio e un nuovo direttore, vedo che i proclami continuano a farli. E però questa struttura è chiusa, non vola neanche una farfalla stamattina qua da questa struttura. Concludendo, quanto voi chiedete come ristoro dei danni a vario titolo al consorzio? Noi abbiamo fatto una prima stima di circa 3 milioni di euro, però siamo ancora a valutare ulteriori possibili richieste da aggiungere e poi sarà il Tribunale a stabilire effettivamente quello che rispetta e quello che non rispetta. Potremo dare esecuzione a quelli che sono i progetti che riguardano proprio la Valdasento e lo stesso aeroporto di Bisticci. Siamo nel periodo in cui si parla di ZES, quindi la cosa più importante adesso è sviluppare la ZES con le relative pertinenze e interessi che riguardano lo sviluppo locale. Quindi l'aeroporto sicuramente sarà funzionale, la pista Mattei sarà funzionale a questo progetto, sia ZES che intermodale di Ferrovie. Quindi per lo sviluppo sia dell'area industriale, sia dell'agroalimentare, sia della zona turistica che riguarda tutta la zona metropolitana. Quindi daremo spazio ai progetti che sono in campo per lo sviluppo industriale e contemporaneamente ai progetti della pista Mattei.